La distillazione è una tecnica di separazione che sfrutta le differenze tra i punti di ebollizione delle diverse sostanze contenute in una miscela. Questa tecnica può essere utilizzata sia per purificare delle sostanze che per separare delle miscele complesse. È nota sin dal Medioevo, quando veniva principalmente applicata per la produzione di bevande alcoliche. Oggi è applicata in molti processi chimici, il più importante dei quali è la separazione del petrolio greggio nei suoi diversi componenti. In questa esperienza vedremo la distillazione del vino che ci permetterà di separare l'alcol etilico dall'acqua e dalle altre componenti della miscela. Per questa esperienza abbiamo bisogno di un'apparecchiatura di distillazione, una piastra riscaldante, un bagno ad olio, del vino rosso, occhiali di protezione e guanti. La quantità di vino da distillare viene inizialmente aggiunta mediante un imbuto ad un pallone che è detto caldaia in ambito industriale. Il pallone è collegato mediante un raccordo di distillazione a T ad un termometro e ad un condensatore. A sua volta il condensatore è collegato mediante due tubi di gomma ad un sistema di ricircolo di acqua fredda. Il condensatore è infine legato attraverso il collo d'oca ad un pallone detto di raccolta. Il questo punto apriamo l'acqua fredda per il ricircolo. Passiamo adesso ad un'apparecchiatura dove abbiamo già messo del vino all'ebollizione. Il vino riscaldato mediante il bagno ad olio è arrivato alla temperatura di ebollizione. I vapori di alcol etilico vengono quindi ricondensati nel condensatore. A questo punto la temperatura letta nel termometro è di 78 gradi centigradi, ovvero quella di ebollizione dell'alcol etilico. Perché la temperatura letta sia corretta, è necessario che il termometro sia nella giusta posizione, in modo tale che il bulbo sia bagnato completamente dai vapori. L'alcol etilico liquido allo stato puro a questo punto scorre nel condensatore e viene sgocciolato nel pallone di raccolta. In questa esperienza la distillazione ci ha permesso, sfruttando i passaggi di stato liquido-vapore e vapore-liquido, di separare il vino nelle sue due componenti principali, ovvero l'acqua e l'alcol etilico. La differenza tra i punti di ebollizione delle varie sostanze componenti una miscela è un fattore determinante per la buona riuscita di una distillazione. Se infatti questa differenza scende al di sotto dei 20 gradi centigradi, la separazione delle due componenti può non essere ottimale. In alcuni casi, alcune sostanze hanno un punto di ebollizione estremamente elevato e il riscaldamento necessario alla distillazione di queste sostanze può provocare la loro decomposizione. Per ovviare a ciò si ricorre ad una distillazione a pressione ridotta, collegando il sistema ad una pompa a vuoto. In questo modo è possibile distillare la stessa sostanza ad una temperatura minore, in quanto i punti di ebollizione delle sostanze sono direttamente correlati alla loro pressione.